Benvenuti ancora nella mia stanza e oggi vi farò vedere cosa ho ricevuto per il mio compleanno, che è stato qualche settimana fa. E cominciamo subito con questo, che è il più grande secondo me, comunque. Questo è stato da parte dei miei genitori e lo desideravo da tanto tempo e forse capirete anche una nuova tipologia di video che potrei fare. Ok, dentro le bustine, mille bustine. Vabbè, vi farò vedere più o meno questo. Tada! E no, non è quello che state pensando voi maschi, che pensate sempre. È un microfono da registrazione. E alla fine l'ho scelto io, praticamente, perché l'ho scelto apposta con il cavo USB al posto che con l'entrata normale, perché di solito questi microfoni hanno un'entrata che non va direttamente al computer ma va ad un mixer, quindi siccome io non ce l'ho un mixer quindi i miei capelli, quindi questo è il primo regalo. Poi ho ricevuto anche, questi sono del mio ragazzo, questa è l'edizione limitata di Arrietty, del film di Arrietty, con la molletta e il dietro c'ha due filtri, ok, con il DVD e la mollettina, che poi si può usare anche realmente come molletta perché ha gli affarini per tenere i capelli, quindi bene, e li metto dentro. Questo quindi, e insieme c'era questo che è il, sono le colonne sonore dello studio Ghibli. Non di un particolare film, ma un po' di tutte, ad esempio c'è Porco Rosso, Il Castello nel Cielo, Nausicaa, poi Principessa Mononoke, Kiki, Il mio vicino Totoro, eccetera, eccetera. Quindi molto carino. Così. Poi, sempre rimanendo in tema studio Ghibli, mi è stato regalato Il Castello nel Cielo, il DVD del Castello nel Cielo, ovvero L'Aquila, che qua non viene mai chiamato L'Aquila, non capisco quale sia il motivo comunque, e Ponyo sulla scogliera. Sono due film molto carini, molto diversi l'uno dall'altro, perché sinceramente uno è un po' più spiritoso e mentre l'altro, insomma, è abbastanza serio. E basta, studio Ghibli finito se non sbaglio. Mi è stato regalato un mattone, non scherzo, la trilogia della ragazza drago, uno dei miei autori preferiti, infatti ho quasi tutti i libri della trilogia, me ne manca uno, e questo è l'ultimo se non sbaglio, e devo ancora leggerlo, devo ancora iniziarlo perché al momento sto leggendo un altro libro, quindi non vedo l'ora. Poi, ecco, poi mi è stata regalata la prima stagione in DVD di Nana. E insieme a questo, che non lo tiro fuori, quello nero, il 7.8, c'era anche questo, che è un mousepad, praticamente. Solo che sono ancora indecisa se usarlo o meno, perché non sempre i mousepad con i mousepad, di solito i mouse non è detto che funzionino meglio, quindi a volte funziona anche peggio. Poi, ok, poi mi è stato regalato un cerchietto, così, azzurro, o blu, più blu che azzurro, con il pizzo, molto carino, e insieme c'era anche un fiocco bianco, che appunto mi serviva un fiocco bianco perché non ho quasi nessun accessorio bianco, e molto carino, lo userò subito, non subito però. Poi, una delle mie migliori amiche mi è stato regalato un anellino, questi sono di Bijou Brigitte, ok, senza impallarmi, e un paio di orecchini, così, hanno dei cuoricini con dentro degli uccellini e una rosellina. Poi mi è stata regalata una sciarpa nera, semplice, che fa tanto tanto caldo però. E se non sbaglio
noi siamo all'ultimo. Ah no, no, ne mancano due ancora. Poi un'altra mia amica mi ha regalato questo set che in teoria serve per metterci delle salse da portare in giro. Tipo con questo si aspira la salsa dal barattolo e poi lo si riversa in uno di questi contenitorini, che però non penso li userò perché sono troppo carini. Sono, hanno la faccia di un animale, non so se si vede. Ok, sì. Questo in effetti non so cosa sia perché è rivoltato dall'altro lato. Forse è un panda, ma non ne sono sicuro. Comunque sono troppo carini e non li userò. Poi, ultimo regalo, questo da parte di mia sorella, è... dov'è? Ok. Questa collana, che forse è meglio se la tolgo. Ok. E perché non, per chi non l'avesse vista già su Instagram o Facebook, è la collana di Vivienne Westwood, una delle sue collane, troppo troppo bella davvero, e sono contenta perché io di solito porto questa con l'anello e sono contenta perché si può restringere abbastanza da non farla cadere sopra quella perché poi si disturberebbero, quindi sono contenta. E basta, questo è tutto, spero che il mio video vi sia piaciuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, se non potete seguirmi anche su Facebook, su Instagram e sul mio blog in cui metto le foto delle cose, dei video e delle, tipo anche del Work This Journal e quelle cose lì. E sono contenta che mi avete fatto compagnia ancora per una volta e ci vediamo al prossimo video, ciao!